Sulla rivista Miglio Verde, lo studioso libertario Guglielmo Piombini ha scritto questo bell'articolo dal titolo Le città private, un'alternativa reale allo Stato. In realtà non è proprio un articolo, è la relazione presentata al Festival della Cultura e della Libertà di Piacenza. Questa relazione si articola in quattro sezioni. La prima è la crisi dello Stato democratico. Il modello di Stato nazionale democratico, forma politica dominante in Occidente nell'ultimo secolo, è in crisi. Piombini ricorda il bel libro di Frank Carsten e Karel Beckmann dal titolo Oltre la democrazia. Da tempo in tutti i paesi avanzati i cittadini mostrano una crescente insoddisfazione per i risultati del modello democratico. Quasi tutti gli stati hanno accumulato enormi debiti e rischiano la bancarotta. Nessun governo è in grado di tenere sotto controllo la spesa pubblica. Nessuno è in grado di contenere l'aumento crescente della tassazione che ha inibito dappertutto la crescita economica. Nessuna idea di come far fronte alle future promesse previdenziali e sanitarie dello Stato assistenziale. Tutte le società democratiche sono soffocate da un eccesso di burocrazia e regolamentazione che ha ridotto progressivamente e in ogni campo gli spazi delle scelte individuali. Le nuove generazioni vivono peggio delle precedenti e c'è un pessimismo nei confronti del futuro. C'è paura verso i massicci flussi migratori di popolazioni estranee e non integrabili e la sensazione di perdere il controllo dei propri spazi di vita. La fiducia popolare nella politica e nei partiti ha raggiunto il minimo storico e dappertutto si respira un'aria di profonda diffidenza verso i governanti. Gli elettori ogni volta provano una diversa alternativa per poi rimanere, regolarmente delusi. Ma per come funziona lo Stato democratico, è molto improbabile che i governanti possano risolvere questi problemi. Possono infatti chiedere più potere e più soldi, emanare nuove e più stringenti normative, aumentare i controlli burocratici e assumere altro personale nella pubblica amministrazione. Ma tutte queste misure, abitualmente prese dai governi, non risolvono niente. Anzi, peggiorano la situazione perché estendono ulteriormente il raggio d'azione dello Stato nella società, cioè la causa originaria dei problemi. La democrazia rappresentativa non è un sistema politico neutrale, i suoi meccanismi di funzionamento la portano sempre verso un maggiore interventismo statale e accentramento del potere. Le città volontarie. Usciamo dal paradigma dello Stato democratico. Smettiamo di pensare che sia la migliore forma possibile e immaginabile di organizzazione politica. Allora ci accorgiamo che esistono alternative di successo fondate sui principi liberali della proprietà, dell'iniziativa privata, del contratto, della libera associazione. Sono le città volontarie. Comunità senza Stato, organizzate secondo regole non dettate da autorità pubbliche, ma formate consensualmente per mezzo di contratti privati. Le città private sono in forte crescita negli Stati Uniti. Da pochi milioni di americani, alcuni decenni fa, oggi siamo a quasi 60 milioni, quasi il 20% della popolazione complessiva americana, che abitano queste realtà, le città private. Esistono due modelli di città volontarie. Nel primo c'è un unico proprietario o imprenditore o società immobiliare che affitta le infrastrutture e si occupa della gestione. Una specie di hotel, centro commerciale, nave da crociera, ma di dimensioni molto più grandi quanto un quartiere o un'intera città. Per esempio, Walt Disney World a Orlando è una città interamente privata, visitata ogni giorno da tantissime persone e fornisce privatamente tutti i servizi. Nel secondo modello invece sono gli abitanti i proprietari degli immobili e sono comproprietari dei beni comuni, strade, piazze, aiuole, parchi, centri ricreativi. Dobbiamo immaginare un condominio con i suoi appartamenti e le sue parti comuni, ma di dimensioni molto più grandi, come un quartiere o una città. Le sue istituzioni sono simili a quelle di un'assemblea condominiale con diritto di voto dei proprietari. Esiste anche una città interamente privata, Reston, abitata da 56.000 persone. Anni fa gli abitanti hanno respinto con un referendum la proposta di cambiare le istituzioni cittadine da condominiali a municipali. Negli Stati Uniti è più facile costruire queste città private rispetto all'Italia, dove la Costituzione assegna ogni lembo di territorio ad un comune. Comunque anche in Italia esistono realtà di questo tipo, come queste elencate qua, oppure dei supercondomini, turistici o residenziali. Queste forme private di governo si distinguono dalle forme pubbliche basate sulla sovranità perché sono fondate su contratti volontari espliciti tra persone di uguale status legale. Le regole di convivenza sono sottoscritte all'atto dell'acquisto o dell'affitto di un immobile.
Si ha quindi un vero e proprio contratto sociale sottoscritto. Non è come in genere si fa per legittimare la sovranità politica, la finzione di un contratto sociale tacito, ipotetico o implicito, che in realtà nessuno ha mai sottoscritto. Invece in questo caso il contratto è reale, accettato e controfirmato da tutti. Per questa ragione nelle città volontarie non ci sono tasse, ma solo contributi volontari, canoni o spese condominiali. E questo cambia tutto perché le imposte sono un'imposizione coercitiva finalizzata alla realizzazione di un vago e generico interesse pubblico. I governanti decidono quante tasse i cittadini devono pagare e poi decidono come utilizzare queste entrate. Il cittadino di uno Stato o di un ente locale non ha idea di quanto paghi e in cambio di cosa, anche perché lo Stato usa trucchi da illusionista, come intitola il libro di Christian Merlo, per occultare i suoi costi effettivi. E molti hanno l'errata impressione di ricevere più di quanto pagano. Nelle città volontarie, al contrario, la comparazione tra costi e benefici è molto chiara e trasparente. L'efficienza dei servizi offerti è superiore. Le città private offrono, forniscono diversi servizi, vigilanza, pulizia delle strade, fognature, scuole, ospedali, impianti sportivi, intrattenimento, con una spesa pari alla metà di quanto costerebbe se fossero fornite pubblicamente dallo Stato. La qualità della vita è più alta. La delinquenza, degrado e sporcizia sono praticamente inesistenti e il valore degli immobili è superiore. Un'area residenziale privata offre il senso di comunità della piccola città, un ambiente tranquillo dove gli abitanti condividono la stessa classe sociale e gli stessi valori. Le città private sono rilevanti proprio come realtà istituzionali. Infatti è un grandioso esperimento di costituzionalismo locale. Una trasformazione dell'idea stessa di governo. Ciò che viene affittato o venduto non è semplicemente una cosa materiale. In una comunità contrattuale si producono e si vendono regole costituzionali. Le comunità private competono fra loro per attirare residenti, offrendo l'insieme di regole più adatte. La grande varietà delle comunità contrattuali permette di realizzare uno straordinario processo di scoperta istituzionale, che viene testato sul mercato. L'amministrazione proprietaria, infatti, è soggetta alla disciplina di mercato e negligenze, scorrettezze, corruzione, oppressione le penalizzerebbe, diminuendo gli affitti e il valore della proprietà. Affitti e prezzi di vendita delle case, infatti, forniscono una misura quantitativa del riuscito funzionamento della comunità, mentre una caduta del reddito segnala una insoddisfazione degli utenti. Nelle città gestite da governi pubblici, invece, non esiste niente che possa misurare e sanzionare gli amministratori. Qui infatti la proprietà e la gestione sono separate. I governanti, diversamente dai proprietari di terra, non hanno interesse commerciale nel mantenere o aumentare il valore dei beni della comunità. Nelle città volontarie non potrebbe mai succedere quello che è accaduto in Italia nel 2011, quando la pesante tassazione sugli immobili, introdotta dal governo Monti, ne fece crollare il valore. L'esistenza delle città private rappresenta una confutazione vivente della teoria dei beni pubblici, che ancora oggi rappresenta la principale giustificazione teorica della necessità dell'intervento pubblico. Secondo questa teoria, formalizzata nel 1954 dall'economista Samuelson, esistono beni di utilità collettiva che solo lo Stato è in grado di fornire. Le città private dimostrano invece che non vi sono limiti a quello che la società civile è in grado di creare attraverso l'associazionismo volontario e la libera contrattazione. Proprio come l'impresa privata può servire milioni di clienti senza schiavizzarli o governarli, allo stesso modo le istituzioni sociali possono organizzarsi secondo il modello dell'impresa privata sotto forma di città private per fornire servizi comuni ai propri abitanti senza bisogno di opprimerli o tassarli. Gli imprenditori che costruiscono e organizzano le città private stanno applicando il consiglio di Buckminster Fuller. Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta. Questi imprenditori e proprietari al servizio della convivenza civile non combattono il sistema, non sono impegnati in una lotta politica e quasi sempre non hanno motivazioni ideologiche, ma edificano dal basso dei modelli alternativi di convivenza che, grazie alla loro superiorità, alla lunga potrebbe soppiantare quelli esistenti. E qua c'è la bibliografia, il libro Oltre la democrazia di Frank Arsten e Karel Beckmann, Lo Stato illusionista di Christian Merlo, Libertà e istituzioni nella città volontaria di Grazia Brunetta e Stefano Moroni,
Una sintesi completa di questo libro è leggibile su Trame d'Oro, La città volontaria di David Beito e Beni pubblici e comunità private di Fred Folvary.